messa a fare l'autrice con un nuovo album che si chiama Quante volte ho contato le stelle. Da questo album ci fa ascoltare un pezzo che si chiama Guarirò, guarirò. È con noi Mia Martini. Della musica leggera internazionale. Mia Martini o Mimì? Qual è il tuo vero nome? Mia Martini o Mimì? Il vero nome è Mimì, perché io mi chiamo Domenica Bertè. Quindi sarebbe un diminutivo? Sarebbe un diminutivo. Senti un po', ma questa cosa che cos'è? Una sciarpa con una... Bellissima tastiera di pianoforte. Ah, tutto calcolato. Anche la cinta. Anche guarda, la cinta. Che fanatica questa Mimì. No, me l'ha regalati Loredana, così si vede bene. Visto Loredana, ecco. Grazie Loredana. Metto subito, grazie Loredana. Bene, abbiamo fatto un po' di moda, abbiamo ringraziato la sorella. Parliamo invece adesso del tuo disco, del tuo LP, ultimo LP, che si intitola Quante volte ho contato le stelle. Quante volte le hai contate le stelle? Mamma mia, lasciamo perdere. Comunque questo brano che ho cantato era Guarirò, guarirò.
ed è di Mimmo Cavallo. L'ho detto perché vorrei ringraziare, oltre che Mimmo, tutti gli artisti che hanno collaborato con me per questo disco. Anzitutto c'è Shapiro, il mio produttore, col quale ho scritto anche dei brani, lui ha scritto le musiche, eccetera. E poi Riccardo Cocciante, che ha scritto anche un testo per me, oltre che una musica. Ivano Fossati, Maurizio Piccoli, Mogol, Gianni Bella, cioè insomma... Oh, e poi chiaramente bisogna ringraziare anche Mimì, perché anche tu hai scritto dei testi e delle musiche. Domanda. E sì, ho scritto anch'io. Vabbè, non ti devi mica vergognare. Non la mamma, ho scritto anche delle canzoni. Bene, allora grazie a Mimì e direi di salutare Mimì con un grosso applauso. Ciao!